Dante ci ha dato una lingua, l'italiano, la lingua parlata nei mercati di Firenze. Ci sono tantissime espressioni coniate da Dante che usiamo ancora oggi. Non mi tange, stare fresco, stare solo soletto, cosa fatta capo a, degno di nota, senza infamia, senza lode, a riveder le stelle, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Noi italiani parliamo la lingua di un libro, siamo in piccolo un po' come il popolo ebraico che per 2000 anni non ha parlato l'ebraico, gli ebrei parlavano la lingua dei paesi dove vivevano, ma quando sono tornati nella terra promessa hanno ripreso a parlare l'ebraico, la lingua del libro per eccellenza della Bibbia. Ecco, noi italiani parliamo la lingua di un libro, della Divina Commedia. Ma Dante ha fatto molto di più, ci ha dato soprattutto un'idea di noi stessi. Lui è il primo a parlare di Italia, è il primo a parlare di bel paese. Però arrabbiatissimo con gli italiani. Ahi, serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Dante accusa gli italiani di essere troppo divisi tra loro, guelfi e ghibellini, bianchi e neri, Montecchi e Capuleti. Dante è anche il primo a parlare di Montecchi e Capuleti secoli prima di Shakespeare. E parlando di Firenze, della sua città, scrive che soltanto i mediocri fanno politica, che i governi cambiano di continuo e una legge decisa a ottobre non arriva a metà novembre. A volte sembra quasi di leggere dell'Italia di oggi. E poi Dante attacca tutti, non soltanto i fiorentini, attacca Roma, la città dove Cristo tutto dì si merca, dove si fa mercato delle cose religiose. Attacca Pisa, la definisce vituperio delle genti, del bel paese, là dove il sì suona. Poiché i vicini a te punir son lenti, muoversi la capraia e la gorgona e faccian siepe d'arno in sulla foce, sicché egli annieghi in te ogni persona. E Dante addirittura auspica che si muovano le isole d'arcipelago toscano, facciano un po' da diga alla foce dell'Arno finché l'Arno straripi, faccia annegare tutti i pisani. Ma nello stesso canto, il 33esimo, quello del conte Ugolino, Dante attacca i genovesi, con cui i pisani avevano fatto la guerra. E poi attacca Pistoia, fa dire a Vanni Fucci, il ladro sacrilego che aveva rubato il tesoro del Duomo di Pistoia, son Vanni Fucci, bestia, e Pistoia mi fu degna tana. Attacca i lucchesi dicendo che sono tutti barattieri, attacca i bolognesi dicendo che molti sono ruffiani, attacca i senesi, anche se da fiorentino non li tratta poi così male, dice che sono un po' matti, spendaccioni. Insomma, Dante è arrabbiato con tutti quanti noi, però è lui il fondatore dell'idea dell'Italia e domani vi racconto come questa idea da qui, da Firenze, poi ha attraversato lo spazio e il tempo.